prima del secondo assalto di Naidon a 4,90 dovrebbe incombere la presentazione del salto in alto maschile, ed è così, è sono 11 gli atleti impegnati. Il primo sarà Alessandro Bellelli della Self Atletica Montana di Gruzza, quindi Mattia Meneghini del CSS San Leonardo, però CSS Leonardo da Vinci, pardon, di Bolzano, poi Cristian Falocchi, il Camuro delle Fiamme Oro, campione in carica, poi Eugenio Meloni, CS Carabinieri, già campione italiano assoluto, Alberto Borari, Athletic Club 96 Alberia, prima Ernesto Pasquale, giustamente del CUS Palermo, poi Alberto Borari, eccolo qua, Marco Fassinotti, già tricolore a livello assoluto, l'ultimo titolo nel 2020 per l'aeronautica, quindi Tiziano Feletto, Assindustria Sport, eccolo qua, quindi l'argento degli tricolori juniores, Matteo Scioli, Euroatletica 2002 di Paderno Dognano, provincia di Milano, il campione italiano juniores, Edoardo Stronati, Pro Sesto Atletica Cernusco, e quindi il campione del mondo Under 18 del 2015 a Cali, Stefano Sottile, Fiamme Azzurre, tornato quest'anno a 2,27, 2,27 quest'anno per Sottile, 2,20 per Fassinotti, 2,21 per Falocchi e 2,21 anche per Stronati. Nel finale di programma alle ore 18:15 con la Fratellanza di Modena 4400 femminile, il gruppo allenato da Tommaso Lazzarini, che sarà tra le probabili protagoniste della sfida che sulla carta vede uno scontro soprattutto tra le formazioni. Campione in carica qui al coperto Bracco Atletica e all'aperto CUS Pro Patria Milano, ma ovviamente poi sarà tutto da vedere in base anche alle conferme che arriveranno per i quartetti delle staffette. Siamo con Bellelli che è arrivato a 2,18 in questa stagione, ora 2,00 per lui. Senza problemi Bellelli a 2,00. Mattia Meneghini, CSS Leonardo da Vinci, società di Bolzano. Tentativo che non va a segno a 2-0-0, il primo errore. Va a segno Pascone del CUS Palermo. Ora siamo con Murari. Senza problemi, 2-0-0 per Alberto Murari. Il campione italiano promesse di due settimane fa, classe 2003. Ora Tiziano Feletto. Errore per Feletto.
Scioli si arrampica, virgolette, oltre 2-0-0. Atleta convocato in azzurro per il triangolare Italia-Francia-Spagna Lieven in Francia il prossimo 11 marzo assieme a Stronati. Stronati che impedana in questo momento il finalista mondiale Under 20 di Cali, vincitore dei campionati mediterranei Under 23. Che margine. Che margine per il portacolore della Pro Sesto Atletica Cernusco. Meneghini mette le cose a posto. 2-0-0 la seconda prova, sono sempre in 11 gli atleti in gara. Tre di loro, quattro, pardon, devono ancora entrare. Si tratta di Falocchi, Meloni, Sottile e Fassinotti. Errore a 2-0-0 per Feletto, il secondo. Chietoveni, in realtà Feletto aveva commesso un errore in apertura. Quindi Feletto dovrà passare dalla terza prova. Toccherà ancora Tiziano Feletto, 2-0-3 quest'anno per lui, perché è l'unico purtroppo a dover ricorrere a una terza prova, quota 2-0-0, per proseguire il suo concorso. Tiziano Feletto, terzo salto 2-0-0, e ce l'ha. Avevo anticipato poi i tempi, ma quantomeno ero stato buon profeta per l'esito appunto degli assalti a 2 metri di Feletto. 4 le vittorie invece per Massimo Di Giorgio nel 78, 79, 82, 83, per Gianni Davito 84, 86, 90 e 91, per Silvano Chesani nel 2012, 13, 15 e 17. Cibo Tamberi, questo titolo l'ha vinto 3 volte, 2016, 19 e 21. A 3 salirebbe Fassinotti in caso di successo, visti le sue vittorie nel 2014 e nel 2020. Sottile invece ha conquistato il titolo del 2018, Falocchi quello dell'anno passato. Meloni invece vanta un titolo italiano all'aperto. Intanto mi pare di aver visto Jimbo Tamberi impegnato nei selfie sullo sfondo dell'inquadratura. Alexandra Almici e Anna Polinari, 400iste inquadrate, con Polinari che poi correrà nei 400 nella finale, errore per Bellelli intanto, mentre Almici dovrebbe essere tra le protagoniste della 4x400 con l'Atletica Brescia. Mattia Meneghini. Come Feletto, anche egli 2-0-3 di personale realizzato quest'anno. Errore per lui. Polinari finalista mondiale della 4x400, Almici finalista mondiale Under 20, medaglia di bronzo sempre con la 4x400, parlando delle inquadrate, mentre noi parliamo di Ernesto Pasquale, che invece è il primo a superare quota 2.05 dopo gli errori di Bellelli e Meneghini. Asticella porta quota 2.05, tra poco Alberto Murari. Eccolo qua il campione italiano promesse. Errore per Murari a 2.05.
perché in questa stagione è arrivato a 2-0-8. Siamo Feletto ora a quota 2-0-5. Matteo Scioli ora in pedana, vice campione italiano juniores al coperto, salito a 2-10 in questa stagione, va a segno a 2-0-5, subito la prima. Vediamo se si presenterà in pedana anche Stronati. No, Stronati come previsto passa a 2-0-5, lo rivedremo a 2-0-9. Quindi adesso a 2-0-5 avremo le seconde prove di Bellelli, Meneghini, Murari e Feletto. Noi andiamo però, prima di osservando anche quanto fa Bellelli, a darvi i risultati ufficiali del Heptathlon dopo sei prove con Lorenzo Naidon che guida con 5.025 punti, 439 lunghezze di margine su Andrea Cerrato che è secondo a 4.586, a sua volta più 120 su Lorenzo Modugno, terzo a 4.466. Modugno a sua volta 97 punti di margine su Zandarco che è quarto a 4.369, Zandarco che ha a propria volta 97 punti di margine su Candiotto che è quinto a 4.272, sesto è Lavino a 4.045, settimo Lonzoni, Ronzoni a 3.411. Bellelli e Stefano Sottile a colloquio, mentre ora in pedana c'è Meneghini. Un po' arrembante questo salto di Meneghini a livello di tecnica. Arriva al secondo errore, anche per Meneghini dopo il secondo errore di Bellelli. Oh, che peccato per Murari, polpacci o caviglia a toccare l'asticella e a causarne la caduta. Con un po' di scotch rimasto gli incollato sulla suola. Feletto, errore purtroppo anche per Feletto, quindi tutti gli atleti che hanno provato 2-0-5 per la seconda volta dovranno provarci anche una terza volta. Jimbo Tamberi impegnato in selfie e in foto, l'avevamo notato in una precedente scorcio di inquadratura, ora viene acclamato anche grazie alla voce degli speaker di campo, della storica voce del Palen d'Or di Ancona, Gino Falcetta e di Grazia Cernavei. Intanto è arrivato il terzo errore di Bellelli a 2-0-5, Meneghini va a segno invece a 2-0-5, quindi resta in gara. Tra poco il tricolore promesso Alberto Murari, che è quello che nel corso delle seconde tornate di tentativi a 2-0-5 era arrivato più vicino di tutti a portare a casa la misura.
Alberto Murari per mantenere in vita il proprio concorso sulla pedana che gli ha già portato fortuna quel titolo tricolore. Infatti così è. 2-0-5 per Murari, ce l'aveva nelle gambe, si era visto, nelle caviglie, si era visto anche nel corso della seconda prova. I complimenti di Edoardo Stronati. Ora Tiziano Feletto. Finita sequenza di selfie per Tamberi e di foto, arriva l'errore di Meneghini a 2.09 dopo aver migliorato il personale saltando 2.05. Il primato italiano è 2.38 di Cimbo Tamberi a Augusto Pezze il 13 febbraio del 2016. Nello stesso anno Marco Fassinotti era arrivato a 2.35 nella consueta Mecca indoor, virgolette, dell'Alto a Banska Bystrica. 2.33 per Silvano Chesani. Falocchi intanto attenzione. 2.09 senza problemi per il campione in carica. 2.33 per Chesani, 2.32 per il compianto Alessandro JJ Talotti, 2.31 per Giulio e per Nicola Ciotti, entrambi a Augusto Pezze, entrambi il 21 gennaio del 2006, 2.30 per Fabrizio Borellini nel lontano 88, per Bettinelli e per Campioli, 2.28 per Roberto Ferrari, Ettore Ceresoli e per Marco Tamberi, il papà di Jimbo. Con Stefano Sottile che con 2.27 quest'anno si è attestato ai margini della top 10 italiana all time. È arrivato intanto il 2.09 di Eugenio Meloni a portare a casa la prima misura valida del suo percorso. Pascone ora per il primato personale. C'è Pascone. Dito alzato, dito indice alzato per Pascone. Grande soddisfazione per l'atleta del CUS Palermo. 209, cosa fatta peraltro alla prima prova. Ora Alberto Murari. Errore per Murari. Tra poco dovremo vedere Fassinotti. Arrivato 2.20 a livello di accredito. Assedio per Gianmarco Tamberi di casa qui al Palaindor. Torinese Fassinotti in pedana va senza problemi a 2.09. Fassinotti è arrivato a 2.20 a Banska Bystrica e a Lodz. Likacek. Polonia. Pardon, Slovacchia e Polonia. Banska Bystrica, cittadina della Slovacchia che ha ospitato lo scorso anno il Festival Olimpico della Gioventù Europea, peraltro. Errore di Scioli a 2.09. Misura un centimetro dal suo privato,
Banská Bystrica, peraltro, era arrivata lo scorso anno alla prima finale a livello individuale in maglia azzurra di Valentina Vaccari, quinta sui 400. Valentina Vaccari, autrice del risultato a sensazione della giornata di ieri in chiave giovanile, con 53-81 nei 400. Edoardo Stronati, errore per lui, a 2-0-9. Sottile, inteso come Stefano Sottile, senza problemi oltre 2-0-9. Il portacolore del gruppo sportivo Fiamme Azzurre. Dovremmo avere le ragazze della SOI di Inveruno, società del milanese, se non ho visto male. Saranno in gara la 4x400, mentre c'è Alberto Meduri che è già impegnato in gara, ha il suo bel da fare a superare 2-0-9. Meneghini, secondo errore a 2-0-9. È già arrivato comunque il personale per il Bolzanino a 2-0-5. Ora c'è Murari, chiamato alla prova d'appello a 2-0-9. Va 2-0-9 Murari. Matteo Scioli ora impegnato con la seconda prova, quota 2-0-9, misura che lo porterebbe a un centimetro dal primato personale. Atleta più giovane in gara, classe 2005. Ah, che peccato. Polpacci portano via la Sticella a 2-0-9. Secondo errore anche per Stronati, a 2-0-9. Quindi la terza prova, 2-0-9, dovranno ricorrere Meneghini, Stronati, Scioli. Prima sarà Meneghini. Vediamo inquadrato Murari. Esce di scena Murari, ma comunque col personale a 2-0-5. In questo momento è ottavo. Vediamo inquadrata Grignacci, l'altra atleta che prenderà parte al triangolare Francia, Italia, Spagna agli Even il prossimo 11 marzo, al pari dell'inquadrato Matteo Scioli. E va Scioli, 2-0-9.
avrà la possibilità di attaccare il personale a 2-12, superare il personale con 2-12 perché lui è 2-10. Invece campione italiano junior, si è migliorato in maniera esponenziale quest'anno. Anche Stronati ora per mettere le cose a posto. Occhiataccia di Stronati all'asticella per chiederle di restare sui ritti. È andato molto alto, contatto molto lieve per Stronati. Otto gli atleti in gara. A 2-12 ci saranno Pascone, Morari, Scioli, Stronati, vedremo se anche Fassinotti è sottile, però non è ancora arrivato ufficialmente il passo dei due atleti, ma credo che passino la misura.
Si dispera Matteo Scioli che non riesce a frenare la sua rincorsa, tocca al materassone, il terzo nullo a 2-12, esce di scena il vice campione italiano Juniores, era uscito di scena in precedenza Murari, il campione italiano Promesse. Palocchi liberatosi con un 2-25 su questa pedana dal 2017. Porta a casa 2-15 al primo salto, passa in testa. Eugenio Meloni ora passa anche lui 2-15 senza problemi. La medaglia di bronzo all'europeo, vediamo colloquio con Giulio Ciotti, la medaglia di bronzo all'europeo under 23 d'Italia in 2015, siamo con Pascone, non c'è lontano da questo 2-15, grande progresso l'atleta del CUS Palermo. Ora Marco Fassinotti, eccolo qua, il torinese. Va senza problemi, oltre 2-15. Dove avremo Edoardo Stronati, eccolo qua. Reduce dal titolo italiano Juniores, tira dritto. Giornata iniziata in maniera un po' laboriosa per Stronati, che sia qui ad Ancona per il campionato italiano Juniores, sia a Udine lo scorso 9 febbraio è attaccato. Il primato, l'annoso primato italiano Juniores di Borghi, sottile 2-15 senza patemi. A 2-15 dunque a segno in testa ex equo Falocchi, Meloni, Fassinotti e Sottile. Tra poco il secondo tentativo di Pascone, poi il secondo, la seconda chance di Edo Stronati. Va Pascone. Ancora molto vicino a ottenere il un nuovo primato personale, dopo averlo già migliorato due volte. Vi ricordo nel frattempo tutti i canali social dell'Atletica Italiana, pagina Facebook Federazione Italiana Atletica Leggera. Intanto vediamo Stronati, secondo assalto a 2-15, non è una giornata finora molto fortunata per Stronati. Atleta milanese, allenato da Daniela Frasani, che ha molto ben impressionato qui ad Ancona in passato con il titolo al limite italiano allievi, nel 2021 con il titolo italiano juniores due settimane fa. Qui vediamo inquadrate le ragazze della Bracco Atletica, che gareggeranno poi nella 4x400. Brunetti, Iezzi, anche a Cerboni se non vedo male, e Canazza,
Brunetti, Iezzi e Canazza che sono annunciate nella 4x400, a Cervone che invece gareggerà nei 3000 metri. Siamo con Stefano Sottile, per ora tranquillo, pronto ad affrontare 2.18. Abbiamo anche intanto prove tecniche di sparo per gli starter qui al Palais d'Or. Si avvicina al momento delle gare di sprint con le batterie, con le finali prima dei 400 alle ore 16.05, le batterie dei 60 dalle ore 16.25, le finali dei 60 dalle ore 17.25, tutto in diretta su Rai Sport. Noi andremo, proseguiremo la nostra diretta fino alle ore 16, lo ricordo, e riprenderemo la linea alle ore 17.55. Il sottoscritto comunque, Cesare Rizzi, vi commetterà tutto in diretta, anche quanto andrà in diretta su Rai Sport, e sarà tutto disponibile stasera on demand sul canale YouTube Atletica Italiana. Ernesto Pascone esce di scena a 2.15, ma ha portato il personale a 2.12, non sarà peggio che sesto, e direi che è tanta roba per lui. Per questo ragazzo del CUS Palermo si è migliorato due volte. Alessia Seramondi nel frattempo Stronati per tenere in vita il suo concorso a 2.15 e va a segno Stronati. 2.15 già misura decisamente interessante per uno junior. Restano in 5 Falocchi, Meloni, Fassinotti, Stronati, Sottile. Stronati a colloquio con l'allenatrice, con Daniela Frasani. Siamo a Falocchi. Atleta originario della Valle Camonica. Falocchi a 2.18, sta già arrivato a 2.21. Prima prova 2.18 per Falocchi. Primo errore per lui. Dalla possibilità quindi a Meloni, Fassinotti e Sottile, qui nel caso andassero a segno alla prima prova, di virgolette staccarlo. Eccolo a colloquio con Orlando Motta e Pierangelo Maroni, tecnici che lo seguono. Fassinotti ora in pedana. E va Fassinotti a 2.18 senza problemi. Non c'è Meloni che ha deciso di passare a 2.18 per sparigliare le carte. Eugenio Meloni. Lui che stagione ha saltato 2.17. Fassinotti è sicuramente l'atleta più decorato tra coloro che stanno affrontando il tricolore assoluto di salto in alto al coperto. C'è Stronati intanto 2.18. Anche in questo caso è errore piuttosto futuribile, tra virgolette, nel senso un 2.18 di un 2.18 che potrebbe essere, anzi è probabilmente nelle sue corde in questa giornata, deve solo mettere a posto alcuni dettagli. Passa 2.18 anche Sottile. Fassinotti, vi dicevo, più decorato, con 5 titoli italiani assoluti, 2 indoor e 3 all'aperto.
lui che è stato anche argento all'Universiade, bronzo gioca nel Mediterraneo, tra i vari risultati. Errore intanto per Falocchi, il secondo. Sesto posto mondiale indoor per Fassinotti nel 2014 in Polonia. Fassinotti che in questo momento è in testa. Lui è Stronati. Stronati adesso dovrà attaccare per la seconda volta 2-18. Fassinotti avrà un terzo tentativo. Va Stronati, 2-18 la seconda prova, di giustezza, ma c'è 2-18, sarà al secondo posto. Falocchi, ultimo assalto alla misura di 2-18, niente da fare, in questo momento è terzo, però è chiaro che Meloni e Sottile potrebbero ribaltare la situazione, potrebbero costringerlo a un piazzamento ai piedi del podio tra poco. Acconciatura a favore di staffetta intanto per le ragazze della Fratellanza 1874. Siamo con Meloni a 2.20 per lo stagionale e poi anche il personale indoor. Richiama al pubblico al Palais Indoor Eugenio Meloni. Pubblico che comincia a farsi numeroso in attesa del clou di questa seconda giornata. Errore, ma con potenzialità per Meloni, potenzialità di riuscire a portare, mostrate di riuscire a portare a casa appunto questa misura. Autografi per Gimo Tamberi, non solo selfie, mentre Marco Fassinotti va alla caccia di 2.20 e commette il primo errore del suo concorso. Attenzione, andiamo, tutto a posto ci pare. Sì, solo rammarico per il primo nullo del proprio percorso. Fassinotti che resta comunque in testa col 2.18 la prima. Stronati potrebbe sovvertire le gerarchie ora con questo 2.20, che per lui è già il decimo salto, e però questa prima prova 2.20. Non c'è lontano però, è in crescita Stronati in questo concorso. Stefano Sottile ora, fiamme azzurre. Oh, primo errore anche per lui. Non si sblocca la situazione a quota 2.20. Con Sottile che è arrivato a 2.27 in Germania lo scorso 3 febbraio. È sicuramente l'atleta più accreditato quest'anno. Eugenio Meloni cerca di scaldare l'ambiente. Il tricolore assoluto all'aperto di Trieste 2017.
la concentrazione di Meloni per l'assalto a 2:20, niente da fare, porta via ancora l'asticella. Marco Fassinotti va in pedana. Seconda prova a 2:20 per pareggiare lo stagionale. E c'è. Altro 2:20 certo nelle tasche di Fassinotti, che è già approdato a questa quota a Banská Bystrica, in Slovacchia, a Lodz, in Polonia in questa stagione. Passa il comando il torinese. Ed è comunque certo di essere al comando al termine dei tentativi a questa misura. Da solo ex aequo ce lo dirà Sottile tra poco. Stronati intanto. C'è 2:20, attenzione! E Stronati ha già messo, aveva già messo nel mirino il limite italiano juniores a 2:23. Un limite italiano juniores che dura da più di 40 anni. Ancora da oltre 40 anni, Stronati sarà al secondo posto. Sottile, anche lui sale a quota 2:20. E va a pareggiare Fassinotti in testa della classifica. Fassinotti Sottile in questo momento in testa a pari merito. Stronati è terzo, Meloni è quarto, e Meloni sarà l'unico a dover ricorrere a un terzo tentativo a quota 2:20. Meloni, terzo assalto. Alla misura di 2:20. Niente da fare per Meloni, dunque, che si ferma in quarta posizione. Ex aequo con Falocchi, quindi quarto posto ex aequo per Falocchi e per Meloni, sesto Pascone, settimo Murari, ottavo Scioli per coloro che hanno ottenuto piazzamenti da virgolette finale, quindi prime 8 posizioni. E ora restano in 3 gli atleti in gara, sono Fassinotti, Stronati e Sottile nella finale tricolore invernale di Rieti, nella stagione, nel weekend che seguirà questi assoluti, il 25 e 26 di febbraio. Marco Fassinotti, prima prova 2:22, parecchio da rivedere in questo assalto. Per il torinese dell'aeronautica militare, 15 anni meno all'anagrafe per Edo Stronati, 15 anni e pochi giorni meno all'anagrafe per Stronati, che va oltre 2:22 per Stronati, che si porta a un solo centimetro dal limite italiano a livello juniores. Primato personale per Stronati, con il plauso di Daniela Frasani e anche del vicepresidente Fidal, grazie a Maria Vanni, l'avete vista inquadrate. Sottile intanto commette un errore abbastanza netto a 2:22, preso al volo.
con 2:22 Stronati diventa il secondo italiano di sempre, pareggiando lo stesso Sottile, Igor Cavalleri e Daniele Pagani a livello under 20. Il limite italiano è detenuto da Paolo Borghi con 2:23 dal 22 febbraio 1980. Vediamo se arriverà a compiere 43 anni questo record. Rivediamo l'azione di Stronati per portare a casa il primato personale. Concorso in progressione per Stronati, che aveva rischiato di uscire a 2:09. E ora si porta a casa da Chito un 2:22 che potrebbe valere anche qualcosa di molto interessante, a prescindere poi dalle graduatorie all time e dalle statistiche. Fassinotti per restare in scia a Stronati. Oh, molto meglio del precedente, ma portavi l'asticella con i polpacci. Stefano Sottile ora 2:22. Se lo porta a casa questo 2:22, Stefano Sottile resta in gara, è secondo dietro lo Stronati, ma a 2:24 potrà giocarsi le sue carte il campione del mondo under 18 di Cali, nell'ultima partecipazione azzurra ai mondiali under 18. L'Italia non ha preso parte ai mondiali under 18 del 2017, lui vinse nel 2015. L'Italia non ha preso parte, non prese parte ai mondiali under 18 nel 2017 nei Nairobi, e poi la manifestazione venne abolita. Fassinotti ha legittimamente deciso di passare, di tenersi un tentativo a 2:24. Classe 2004 di Lainate, provincia di Milano. Edoardo Stronati è il leader del salto in alto in questo momento, con 2:22 alla prima, 2:22 alla seconda per Sottile. Fassinotti è a 2:20, ha commesso due errori a 2:22 e ora si è tenuto un tentativo a 2:24 per fare un doppio sorpasso in caso di tentativo riuscito. La concentrazione dell'atleta torinese. Sarà Nestola, se non vado errato, ora in attesa dei 3.000 metri, mentre Fassinotti è pronto a mettere in scena una prova potenzialmente decisiva a 2:24. Marco Fassinotti 2:24. C'è 2:24, sorpasso di Fassinotti, doppio sorpasso in un colpo solo, passa in testa. Classe di esperienza per Fassinotti, un urlo liberatorio, torna in testa. Ora il 2:24 di Stronati, che a prescindere dal piazzamento in classifica varrebbe qualcosa di molto interessante. Se anche andasse a segno, Stronati sarebbe comunque alle spalle di Fassinotti, però vale tanto questo 2:24 di Stronati. C'è il limite italiano under 20, cade dopo quasi 43 anni Edoardo Stronati, cancella dal nome dei primatisti italiani indoor a livello juniores il nome di Paolo Borghi, che saltò 2:23 nel 1980. Edoardo Stronati 2:24, mette a segno un risultato storico per l'atletica giovanile italiana. C'è intanto l'errore di Sottile a quota 2:24 al primo tentativo, mentre il pala indoor è ancora in preda l'entusiasmo per il 2:24 del primato italiano under 20 indoor di Edoardo Stronati. Qualche statistica per quanto riguarda il risultato di Stronati.
con 2-24 pareggia il miglior risultato al mondo quest'anno, perdono, il miglior risultato in Europa quest'anno a livello under 20, che è anche il miglior risultato al mondo. Miglior risultato al mondo per Edoardo Stronati a livello under 20 quest'anno. Con il record italiano juniores al coperto a superare, pensate, il 2.23 di Paolo Borghi realizzato nel 1980 a Milano. Passinotti che è in testa e ha messo una bella fish sul tavolo da gioco per il titolo italiano assoluto con 2.24 la prima, futuribile questo 2.26. Stronati ora per portare ancora più in alto il limite italiano under 20. 2.26, Stronati, non c'è lontano. Sempre in quel 1980 Paolo Borghi saltò 2.28 per quello che è il record italiano all'aperto in ambito juniores. Alessia Brunetti e Martina Canazza osservano quanto farà tra poco Stefano Sottile. Primo tentativo 2.26 per il controsorpasso che c'è. Stefano Sottile piazza 2.26 alla prima prova, ne aveva al massimo due, quindi una scelta tattica perfetta per il piemontese. Che mette la freccia. Adesso Fassinotti secondo, Stronati terzo. Che emozioni questo salto in alto. Anche sul piano dei rovesciamenti di classifica, dei ribaltoni in classifica, oltre che sul piano delle prestazioni, perché abbiamo già ricordato come sia accaduto dopo 43 anni. 43 anni sarebbero caduti nella giornata, sarebbero stati compiuti nella giornata di giovedì prossimo, del primato italiano di Paolo Borghi, il primato italiano under 20 juniores, indoor, pardon, di Paolo Borghi. Era 2.23, Stronati l'ha portato a 2.24. Fassinotti ha deciso di passare a 2.28, avrà due tentativi. Stronati giustamente va avanti a 2.20, logicamente va avanti a 2.26. Nonostante tanti problemi fisici l'anno passato, è arrivato alla finale mondiale under 20 a Cali, al primo anno di categoria. Ha vinto l'oro a Valencia nei campionati mediterranei under 23, pur avendo solo 18 anni, lo scorso 22 gennaio. Stronati 2.26, niente da fare, era la seconda prova. Per diventare Stronati 2.26 il leader mondiale stagionale under 20 da solo, perché in questo momento 2.24 è stato saltato anche da Mikita Danilau, ovviamente a Minsk in Bielorussia. Gli atleti russi e bielorussi non possono prendere parte a competizioni internazionali. Si riporta in pedana sotto lo sguardo anche di Silvano Chesani, Jimbo Tamberi, li avete intravisti in tribuna. Attenzione, Stronati passa a 2.28, si tiene un tentativo per 2.28, il primo a saltare sarà dunque Fassinotti. Vediamo, cercando di capire il colloquio tra Stronati e il giudice di gara.
quindi sarà Fassinotti il prossimo a saltare. No, qui stronati, attenzione, 2.26 stronati come avevamo pronosticato qualche minuto fa. Terzo tentativo a 2.26. Edoardo Stronati ha già in tasca una medaglia certa, in questo momento il bronzo, e il primato italiano under 20 al coperto. Va Edoardo Stronati per il terzo salto a quota 2.26. Niente da fare, c'è comunque una giornata da ricordare per lui. Nuovo primatista italiano under 20 al coperto e leader mondiale stagionale under 20. Edoardo Stronati sarà medaglia di bronzo. E ora il duello tutto piemontese tra Marco Fassinotti e Stefano Sottile, con Stefano Sottile che con 2.26 alla prima prova ha messo un risultato importante, una briscola importante nella sfida per il titolo italiano. Derby piemontese per il titolo italiano assoluto. Marco Fassinotti sarà il primo a saltare, ma in questo momento è secondo in classifica. Avrà due tentativi al massimo, 2.28, Sottile invece ne avrà tre. Va Fassinotti. Tentativo che non viene completato sul piano tecnico, sarà quindi costretto a superare 2.28 al prossimo assalto per mantenere in vita le speranze di conquistare il terzo titolo italiano assoluto della carriera, altrimenti arriverà il secondo tricolore per Stefano Sottile. Va Sottile. Errore per lui. A 2.28 per il primato stagionale. Sarebbe anche il primato personale al coperto a portarlo nella top 10 all time assoluta in Italia. I primi 10 di sempre, per dirla all'italiana. Cali nel 2022 a livello under 20. Marco Fassinotti ora l'ultima chance per provare a strappare il titolo italiano assoluto a Stefano Sottile. 2.28 Fassinotti per lo stagionale, non c'era lontano, ma trascina giù l'asticella con i polpacci, con le caviglie. Argento per Marco Fassinotti. Stefano Sottile per la seconda volta in carriera, la terza in senso generale, è campione italiano assoluto. Vediamo cosa chiederà Stefano Sottile. Si porta a 2.30 Sottile con le due prove che gli restano. 2.30 tra l'altro lo porterebbe in quarta posizione a livello mondiale, in terza a livello europeo in questa stagione. Terza a livello europeo, ma tra i due atleti che lo precedono c'è un russo, Lysenko, che non sarà in gara agli europei indoor, ovviamente. Cibo Tamberi e signora con Silvano Chesani a seguire Stefano Sottile. Saluto di Tamberi alla dottoressa Antonella Ferrario. 2.32 chiede Sottile intanto. Per pareggiare la misura di Prozenko quest'anno. Va Sottile a 2.32 con la spalla va a cozzare contro l'asticella. Lo standard per gli europei indoor è 2.30. In Italia meglio di 2.32, come detto, no, in precedenza hanno fatto solo Tamberi, Fassinotti, Chesani. Tamberi, Fassinotti e Chesani, pardon. 2.32 è saltato il compianto Alessandro Talotti, anche l'ESCO nel 2005.
diventerebbe il quarto italiano della storia. Sottile. Al coperto, ovviamente. Stefano Sottile per regalarci uno dei picchi tecnici di questi due giorni. 2.32. Seconda e ultima prova per lui. La migliore, ma non basta. È lui comunque il campione italiano assoluto al coperto, secondo titolo italiano assoluto in sala, terzo tenendo in conto anche di quello all'aperto, con un 2.26 ottenuto alla prima prova che gli regala l'oro, che gli consegna l'oro a lui e alle Fiamme Azzurre con i complimenti di Stefano Mei, argento a Marco Fassinotti, Aeronautica, 2.24 alla prima e tre errori pregressi. Terzo, Edoardo Stronati, prosesto Atletica Cernusco, 2.24 la prima, primato italiano under 20 al coperto con però 6 errori pregressi. Quarti, Falocchi e Meloni a 2.15, sesto Pascone a 2.12, settimo Murari a 2.09 e ottavo Scioli sempre a 2.09. Qualche istante di pausa in attesa dell'abbraccio intanto da Tamberi e Sottile. I complimenti anche di Paolo Camossi e del direttore tecnico professor Antonio Latorre. Per noi qualche istante di pausa in attesa di raccontarvi l'inizio del salto triplo in ambito maschile.